Chi ascolta musica sente d'incanto popolarsi la sua solitudine. Sogna il gatto sopra il tetto, sogna il bimbo dentro il letto, sogna chi è cuor contento. Sogna l'architetto, sogna il gatto sopra il tetto, sogna il bimbo dentro il letto, sogna chi è cuor contento. Dei marinai, oggi tra clown e giocolieri, sto in un circo, non penso più a ieri, ma se capita mi cambio il trucco, e in un attimo sono qualcun altro. Se ci credi basta un istante, e sarai chiunque tu vorrai. Sono un truffatore, cavaliere che va a liberare la regina chiusa nella torre. Tutti noi in fondo siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Ci vedi, ci puoi sentire insieme a recitare. Architetto, sogna il gatto sopra il tetto, sogna il bimbo dentro al letto, sogna chi è cuor contento, chi lo fa con piacere, non lo fa per dovere, senti quanto rumore, siamo dentro un cantiere. Sogna l'architetto, sogna il gatto sopra il tetto, sogna il bimbo dentro al letto, sogna chi è cuor contento, chi lo fa con piacere, non lo fa per dovere, senti quanto rumore, siamo dentro. Il cantiere dei sogni, Silvano Staffolani. Buonasera, buonasera a tutti i web ascoltatori. Sono le 18.05. Oggi è sabato 1 febbraio. Io sono Luigi Russo, conduttore del programma Suoni Emergenti qui su Extra Radio, al www.extraradio.net, la radio d'arte, cultura e musica, la radio che dà voce agli artisti emergenti, alla musica emergente, alla musica originale. Eccoci qua per la nuova puntata. Abbiamo cominciato appunto la diretta con il cantiere di sogni di Silvano Staffolani. E ricordo intanto il numero di WhatsApp che abbiamo sul sito per interagire, che è 334-5429-411. Allora, entriamo subito, ecco, nel vivo del programma, presentandovi un artista, a mio dire, strepitoso, cioè con una grandissima carriera alle spalle, all'attivo 8 album. Lui è un cantautore, è un musicista. Ecco, la particolarità di questo artista, oltre ad essere un cantautore, lui è un cantastorie. Insomma, io ho ascoltato l'ultimo lavoro, l'ultimo album, alcuni album, e praticamente, ecco, chiudi gli occhi e si aprono delle fotografie musicali. Sono stato molto colpito, ecco, appunto, dalla costruzione musicale nel testo e nella musica di Silvano. Ma ora lasciamo spazio a lui, a Silvano Staffolani. Silvano, buonasera, ci sei? Ciao Silvano, come stai? È tutto bene. E poi quando sei su Extra Radio è per forza che va tutto bene. Tu sei tra l'altro un nostro grande ascoltatore da sempre, così mi dicevano in redazione. Sì, assolutamente. Io credo, forse sono stato uno dei primi a essere trasmesso proprio come emergente. Sono passati un po' di anni, in effetti.
credo 4-5 anni, così mi diceva il nostro direttore Francesco. 4-5 anni proprio all'inizio della radio, ecco. Vedi, si cresce insieme. Un caro saluto a Francesco, ovviamente. Sì, sì, al nostro direttore, ecco, fondatore appunto della radio. Allora, Silvano, che dire, tu hai una lunghissima carriera, 8 album all'attivo, un ultimo album che è uscito praticamente l'anno scorso, nel 2019. Io comincerei appunto con qualche domanda, ecco, per capire un attimino sin da piccolo, ecco, come hai deciso di dedicarti intanto alla musica e perché? Ecco, un pochino quello. Domanda da un milione di dollari. Ma allora aspetta, la ribaltiamo, facciamo sì. Così. È la musica che decide di venirti addosso. A prendere. Ti viene a prendere e tu non è che hai tutta questa scelta. Sai, quelle sono le passioni. Quando ne hai una, non sai bene quando nasce, perché nasce, però una volta che ce l'hai è difficile, sai, che te la scrolli di dosso. Vale per la musica, per qualsiasi forma d'arte o per le altre cose, tipo quelle che io non concepisco, come lo sport o cose del genere. Beh, d'altra parte diciamo che poi ognuno poi, ecco, focalizza una propria passione, no? È ovvio che la musica, come dici tu, se ti prende ti assorbe praticamente a 360 gradi. E quindi io mi vorrei anche collegare con questa cosa qui, se ci vuoi raccontare poi in realtà come nasce artisticamente, perché tu sei un cantastorie praticamente, un cantautore, compositore, ma sei un cantastorie, quindi volevo capire un attimo come nasce questa cosa, ecco. La definizione che mi dai anche te, sì, è in parecchi mi hanno messo questa sorta di etichetta, ma non è che mi dispiace assolutamente, perché quando sia quando faccio, quando compongo una canzone, sia quando la suono dal vivo, quello che più mi piace proprio è raccontare quello che c'è dietro. Una canzone non è che si esaurisce lì nei 3 minuti, inizia e finisce, ti porti, anche tu che l'ascolti, ti porti dietro qualcosa, io spero che faccia pensare, riflettere, insomma lascia un qualcosina, o almeno non ti lascia indifferente. Devi sapere che quando le faccio dal vivo i 3 minuti della canzone diventano 3, 6, 9, 3, e devi raccontarla prima, poi la suoni e poi la parte dopo che la vai a commentare. Certo. Sì, sono storie da raccontare, assolutamente sì. Perché tu tra l'altro fai anche molti live, hai anche altri lavori, questi però ne parleremo un pochettino più avanti. Io però volevo sapere appunto questa cosa del cantastorie, perché come dire, non è un cantante, un qualcosa, no? Che si trova, no? Si trova facilmente, è un pochettino quello. Quindi volevo sapere un attimino gli artisti di riferimento che tu hai avuto, cioè per questa poi passione a raccontare delle storie, dei momenti in un determinato modo. Difficoltà a risponderti, perché tutti gli artisti che mi hanno direttamente influenzato sono tanto distanti dalla musica, dal genere che faccio. E non so, da quando ero piccolino penso Rino Gaetano, è stato il primo, è stato poi il primo concerto che ho visto, il suo Rino Gaetano, ma altri personaggi strani come Alberto Camerini degli anni 80, penso che siano stati tutt'altro che dei veri cantastorie, erano più un qualcosa di immaginario, perché più che raccontare ti facevano proprio vedere qualcosa, una situazione strana, inesistente. Penso a Rino Gaetano, che aveva questi nonsense, fai fatica a stare dietro ai suoi testi, però arrivano comunque. Gianna, sì. Quello che racconta in quella storia, però
ubriaco né altro, in altro modo, non ce la fai perché ti perdi, ma la cosa migliore è che ti perdi, ti ritrovi e lo segui fino alla fine della canzone. Sì, anche perché io, ecco, quando penso a canta storie, penso a De André, ai primi De André, ecco, che tra l'altro io amo moltissimo, a Branduardi, anche a Bennato, ecco, anche a Bennato. Bennato, anche almeno i primi Bennato, era un cantastorie, quindi io penso più a loro che a Rino Gaetano, per dirti, no? E quindi vabbè, questo è un pochino il discorso dei cantastorie. E io avevo tra l'altro una curiosità, volevo capire da te, appunto perché hai questa particolare, no? Questo particolare percorso musicale, quando tu costruisci un pezzo prediligi il testo alla musica o viceversa? Perché tu fai testo e fai anche musica, però so per certo che è importante poi la musica insieme al testo, quindi volevo capire proprio tecnicamente come lavori te. Sì, io molti dei brani che trovi su vari CD non sono tutti testi miei, perché ci sono altri che mi aiutano in questo. Sono fortunato perché trovo sempre persone che mi fanno leggere delle cose. Anche in passato, sai, quelle persone che dicono: guarda, io ho questi foglietti dentro il cassetto, ma se vuoi buttali via, e invece tu trovi tesori, altro che il foglietto nel cassetto. Sono stato fortunato perché continuo sempre a incontrare persone che hanno questo talento di poter usare le parole in questo modo, e quando tu ce l'hai davanti, la canzone è già lì, perché leggi un testo e non ti so dire il perché, ma c'è già dietro la melodia, ci sono le note, è una cosa molto veloce. Poi si tratta di aggiustare, tu hai una fotografia in bianco e nero, oppure sai quelle cose, i puntini da unire, è molto semplice unirli, è facile metterci il colore quando c'è già tutto sotto. E sui testi miei invece lì arriva come una specie, in questo caso la fotografia ce l'hai davanti agli occhi e la racconti, perché mi ha colpito un fatto, mi ha colpito un libro, un dettaglio, tutto quello che devo fare è trasmetterlo a qualcun altro. E, sai cosa? La cosa più difficile è questa: se ti colpisce profondamente una cosa, sei in grado di trasmetterla poi a qualcun altro e fargli capire quanto è importante questa, anche se è una sciocchezza, anche se è un piccolo dettaglio, anche se la quotidianità. La sfida per me è questa: riesco a far capire agli altri che sto raccontando qualcosa di importante, anche se sembra una sciocchezza. Certo, ma infatti, ecco, quello che dicevo all'inizio, la tua particolarità, almeno per me, no, sentendo poi l'album, è appunto questa: chiudi gli occhi e praticamente immagini, no, questo momento descritto da te. Quindi per me, ecco, che comunque ho sentito artisti, sento artisti, mi ha fatto un effetto particolare, è come se stai in un sogno, chiudi gli occhi e senti tutto l'album e ti si aprono fotografie, qualcosa di incredibile, davvero, davvero complimenti, davvero, perché per me è una cosa, ripeto, per me che ascoltavo e ascolto De André, è un mondo bellissimo, quindi davvero i miei complimenti per come, ecco, immagini e metti in musica, no, questi momenti. Io ti ringrazio di nuovo per queste belle parole. Sai, mi piacerebbe però far presente una cosa, che anche su questo siamo molto simili. Adesso non so che il genere, come suono, come siamo molto simili sul fatto che lui raccontava cose anche terribili, storie pesantissime, però con una melodia così accattivante, così leggera, che è come se tu, com'è che dicono quella cosa, la pillola va giù, eccetera, se la medicina è, però è dolce, riesci a ingerirla molto meglio. Sì. E la canzone è così, anche io penso che bisogna fare musica comunque leggera sotto tutti i punti
punti di vista, se poi dopo racconti un qualcosa invece di profondo, perché altrimenti è tosta. È vero, è vero. Io ricorderei, Andrea, parte le canzoni quelle un po' più famose, come la canzone di Marinella, o se no il paese Assassinat, la ballata del Michè, o se no il cantico dei drogati, che sono dei pezzi forti, no? Drammatici. Però ecco, come dici tu, lui le raccontava in un modo che, ecco, era un modo diverso, veniva trasmesso in un modo diverso, ecco, da come, di come le raccontava lui, e di conseguenza anche come tu le racconti queste storie, perché adesso andremo a analizzare quattro passaggi, quattro storie diverse che tu hai fotografato dall'ultimo album. Quindi, parlando adesso dell'ultimo album, io farei prima ascoltare questo primo singolo preso dal tuo ultimo album, che sono Sette lucciole perse nel grano, e ci risentiamo tra 3 minuti. Eccoci tornati in studio. Appunto, abbiamo sentito Sette lucciole perse nel grano, e quindi, Silvano, volevo un attimino analizzare questo primo momento dei quattro momenti che abbiamo scelto. Sì, questo ad esempio è un testo di Tullio Bugari, con cui collaboro e con cui giriamo davvero tutta l'Italia raccontando storie, in questo caso come
ricordiamo la Seconda Guerra Mondiale, una strage, una di quelle stragi compiute, fasciste, compiute nella nostra zona, hanno portato dei, lì le chiamiamo lucciole proprio per quello, perché hanno una loro luce che continua a splendere, che la vedi quando tu ti trovi passare in un campo e vedi una lucciola, magari pensi a questa canzone e pensi a delle persone che come questi stavano liberi, vengono presi senza nessun motivo. Di queste storie ce ne sono troppe purtroppo, vengono uccisi e allora raccontiamo e facciamo anche i loro nomi. Quando capita di portarle in giro, queste qui sono storie, sembrerebbe qualcosa di retorico, ma sai che oggi come oggi è una cosa difficilissima, perché cominciano a non fartele più raccontare, come se non fosse successo. È vero, è vero, è vero. E allora rieccoci con una canzoncina dove c'è comunque il ritornello, c'è tutto, tiri fuori queste storie e fai in modo che se ne parli, assolutamente. È una specie anche di dovere, perché se dimentichi non è possibile, qualcuno deve farlo. Sì, sì, diciamo sì, è così, perché poi con gli anni che passano, no? Tante cose, come dici tu, si dimentico. Questo comunque è la storia, come dici te, di 7 ragazzi lì durante la guerra, quindi che piano piano negli anni si dimenticano e si scordano, quindi ecco, fa bene, ecco, questa situazione, queste immagini, no? Per continuare a raccontare la storia appunto di questi ragazzi. E volevo adesso tornare al secondo pezzo, che è un altro momento, un'altra storia diversa, importante comunque anche questa nella nostra storia. Quindi io mi fermerei un attimo per ascoltare Treni alla stazione e poi tornare in studio qui con te. Ok. Stazione, sì che li ricordo, ci dicevano tutti che era un azzardo, si schierava attorno la polizia, ma non bastava mandarci via, perché noi volevamo che la nostra azienda non finisse in bancarotta, e ci scusavamo per quella forma di lotta. Gli operai con gli striscioni, sì che li ricordo, le bandiere al vento e alto lo sguardo, si avvicinava il treno alla stazione, ma non l'avremmo mai mandato via, perché noi volevamo che il nostro lavoro non finisse in bancarotta. Era necessaria questa forma di lotta. 11.55 questo l'orario, il rapido per Roma è già sul binario, sale un operaio e spiega il capotreno, ci basta una mezz'ora almeno, perché noi vogliamo che la nostra città non finisca in bancarotta, e ci scusiamo per questa forma di lotta. Con i miei scudi e con la polizia, il commissario cacciateli via, vuole denunciare tutti per oltraggio, mentre gli operai cercano altro coraggio, perché noi vogliamo che la nostra lotta non finisca senza niente, ma dai balconi ora applaude la gente. Quella telefonata sì che la ricordo, ci diceva in Parlamento c'è l'accordo, il sindaco della città, lanciamo in aria, festeggiamo in questo modo la vittoria. Quei treni alla stazione sì che li ricordo, ci dicevano tutti che era un azzardo, non finiva certo qui la nostra lotta, ma l'azienda non era più in bancarotta, e questa fu la lotta della classe operaia, ne siamo ancora fieri. Di lotta ne vorremmo ancora un po' anche oggi, e questa fu la lotta della classe operaia, ne siamo ancora fieri. Di lotta ne vorremmo ancora un po' anche oggi.
Eccoci, rieccoci qui in studio. Parlavamo appunto con Silvano che noi mandiamo le canzoni, noi si continua a chiacchierare, poi Silvano giustamente dice sì, però se chiacchiero adesso dopo non ti racconto più niente, giustamente. Quindi ecco, c'è un pochino ecco, questo discorso che abbiamo instaurato. Allora Silvano, treni alla stazione, ci vuoi raccontare un pochino la tematica e di cosa si tratta? Assolutamente sì, adesso anticipiamo pure quello, anzi raccontiamo quello che ci stavamo dicendo, sì. Che era un commento in cui prima avevo detto del dovere di raccontare alcune cose, e apposta ti dicevo però bisogna aggiungere anche la parola alla responsabilità nel raccontarle, perché bisogna sapere chi hai davanti e il modo in cui ti poni nel toccare certi argomenti. Questo treni alla stazione per chi ha la mia età è un argomento normalissimo, ossia uno sciopero, un'occupazione, un fermare il servizio pubblico, il treno alla stazione tu lo blocchi. Prova a farlo adesso che c'è il penale e che non, dopo i decreti di sicurezza non puoi fermare più niente, neanche l'orologio che hai il polso puoi fermare senza essere denunciato. E allora racconti queste cose qua, racconti che una volta c'erano gli scioperi, c'era la gente che si muoveva insieme, uno accanto all'altro, e nella canzone si dice pure come chi era dentro il treno era solidale con questi operai che stavano difendendo un posto di lavoro. Sembrano tutte quelle che ci sono nelle canzoni, sembrano storie, diciamo sono storie di tanti tanti anni fa, ma se tu non citi l'anno, non citi i nomi, possono essere storie di oggi, neanche di ieri, di oggi. Ci è capitato addirittura in una scuola, noi siamo andati lì, raccontavamo questi scioperi, raccontavamo di una persona uccisa in uno sciopero, e sembrava chissà quanto là nel tempo, invece la settimana prima avevano scioperato sul nord Italia e un camionista gli hanno passato sopra. Quindi non è che racconti storie di 50 anni fa, racconti l'essere umano, che qui non so se dire purtroppo o per fortuna non cambia mai, rimane sempre essere umano. Non so quando evolveremo, se saremo un qualcosa di più del semplice essere umano, per il momento siamo sempre quelli. Sì, effettivamente è così. E prima di analizzare un altro pezzo, volevo appunto collegarmi a questa situazione che tu raccontavi. Volevo sapere per te, no, che poi oltre che illustri, no, questi momenti anche storici, cioè la tua difficoltà portarli poi, come dicevi te, in piazze, no, in determinate piazze, in determinati luoghi, che alcune situazioni storiche possono dare anche fastidio. Quindi qual è la tua difficoltà nel portare avanti ecco, queste situazioni in determinate piazze, ecco, quando li porti live? Io come difficoltà in realtà non ce l'ho assolutamente, più che altro per chi ascolta la difficoltà. Guarda, ti dico, non sono un provocatore, non lo sono mai stato, quindi per me parlare di alcune cose non è lanciare la sfida, adesso vediamo se qualcuno ha il coraggio di... Assolutamente no, non mi interessa, tanto se apri un libro, una rivista, quello che c'è lì non è una sfida a te, tu leggi, ti informi e non è contro di te, è un qualcosa che ti può crescere, quindi non mi interessa lo scontro con gli altri. In genere funziona, cioè perché io suono dai teatri alle sagre, alle piazze, alle vie, ai matrimoni, alle serenate sotto i balconi, un po' di tutto, perché il repertorio musicale non può essere solo una canzone definita impegnata, ma c'è anche la canzone d'amore, c'è lo scherzo, c'è il semplice racconto, c'è un po' di tutto. E appunto cerco di incontrare un po' tutte le persone, assolutamente, più che andare, cercare uno scontro, ovunque cerco l'incontro, l'unione. Certo, che è la cosa che andrebbe fatta sempre da tutte le parti, ecco, che purtroppo spesso e volentieri ti posso
confronti, è come provocare un muro, no? Detto così in parole povere, a me ne può fregare di meno se qualcuno se la prende a male, ce l'ha con me, proprio mi dispiace per lui, perché sta lì ed è costretto magari ad ascoltare qualcosa che non ha voglia di fare. Come dice, ce ne faremo una ragione, ecco. Anzi, forse imparerà pure, forse imparerà anche qualcosa di diverso, ecco, al limite. È quello. Senti, allora Silvano, altro momento importante. Quindi adesso ascoltiamo We Estas Pino, poi ci racconti questo momento, ripeto, molto importante della storia, ci racconti un attimino di cosa tratta. Ci sentiamo tra un pochino. Va benissimo. Mi estas felice, mi povas paroli vin. Mi estas Pino, kiu vi estas? Eravamo una famiglia e poi mancato il padre. In quella casa proletaria con le porte sempre aperte entrava chiunque ad ogni ora. Pino tornava dalla ferrovia. Se io stavo ancora lavorando andava di là a cucinare. Per noi e chiunque era in casa invitava tutti a restare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Con le tensioni del mondo entrava in casa l'allegria, la mia macchina da scrivere, le tesi impaginate. Quanti ragazzi in giro per casa, si finiva poi per parlare di tutto, i vicini avanti e indietro, poi tanti bambini, compagni di gioco per le pile, gli studenti sopra i fogli da correggere, o in cucina a fare i caffè. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Poi è arrivato il 69, un anno pieno di angosce. Anche noi due la sentivamo. Non vedo l'ora che finisca questo anno. Anche noi due la sentivamo. Francesco, siamo tornati. Non vedo l'ora che finisca questo anno. Pino torna dal lavoro alle 6 di mattina e va a dormire. Porto a scuola le bambine, faccio la spesa, torno e pulisco il pavimento. Si presenta un compagno, vai di là a svegliarlo. Sono le 2, è tempo di andare. Prenditi il cappotto, non ne ho bisogno. Prenditi il cappotto, è l'ultimo ricordo. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Appena poche ore arriva la polizia, si mettono a cercare cosa spera di trovare. Qualcosa di nascosto sì che c'è, i regali delle figlie per il Natale. Le bambine continuano a domandare dov'è, dov'è nostro padre. Fino alla notte fra il 15 e il 16 non smettono, non smettono di domandare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Io sono anarchico, tu come la
pensi, invitava tutti a chiacchierare. Tiro giù il cappotto da dietro la porta. Avevano ucciso e diffamato Pino, attaccavano gli anarchici, la battaglia era politica. Non potevo combatterla sotto l'impulso dei sentimenti. La rabbia e il dolore li lasciavo dietro. Ma la notte restava mia. Soltanto il giorno era un'altra cosa. Ciao Pino. Eccoci, rieccoci ancora in studio. Intanto, nel frattempo che vanno avanti le canzoni, io e Silvano continuiamo la nostra chiacchierata. E allora, Silvano, questa canzone, raccontaci appunto questo momento. Momento, tra l'altro, che tu mi hai raccontato, che poi alla fine di questa canzone sei andato anche, no, a casa dei familiari e tutto quanto. Ecco, se ci vuoi raccontare questo momento di questa canzone. Sì, qui viene raccontato un momento di intimità familiare a casa di Giuseppe Pinelli, Pino Pinelli, quando ancora la famiglia era insieme, poco prima della tragedia, insomma. E allora, lascia perdere tutto quello che c'è, non c'è. Noi siamo dentro casa con loro, c'è la moglie che sta battendo le tesi, c'è lui che rientra dal lavoro, ci sono gli altri studenti che stanno lì insieme a loro nella cucina, chi fa il caffè, chi sta preparando qualcosa da mangiare, le figlie che giocano coi vicini. Abbiamo voluto ricreare quel momento per riportarci indietro e far capire quanto la normalità a volte in un attimo viene stravolta. Non ci fermiamo a lui che esce, non la moglie gli corre dietro, prendi questo cappotto, e lui non lo prende. Lì finisce la nostra storia, inizia tutto il resto, chi conosce, chi non conosce, però ci interessava dare una dimensione umana. È facile, se racconti sempre la stessa storia, poi dopo non è inutile riparlarne, puoi fare, ce ne sono già le canzoni su quel tema, si potrebbero ricantare quelle. Qua abbiamo fatto qualcos'altro e parte le prime parole, non so se hai fatto caso, questo vi estas Pino. Questo è l'esperanto. Io ho studiato qualche anno, ho avuto la fortuna di trovare degli esperantisti e quindi questa lingua l'ho studiata. Pino Pinelli, essendo ferroviere, ero uno dei tanti esperantisti. Allora, tra i ferrovieri ce n'erano tantissimi. Sai cos'è l'esperanto? Ne hai mai sentito parlare? No, non tanto, no. Cioè, l'ho sentita come parola, però non ho mai, ecco, focalizzato il concetto. Allora, vediamo di essere velocissimi. Su ogni canzone, se andiamo ad analizzare, ci sarebbe da chiacchierare un'oretta. Che cos'è l'esperanto? Una lingua artificiale di questo dottore di inizi del Novecento. Praticamente lui era in Belgio, doveva soccorrere i vari minatori che arrivavano da tutte le parti del mondo, ma lui non sapeva che lingua parlavano. Provaci a dirgli a qualcuno che cavolo ti fa male, cosa hai fatto? Senza, tu parli una lingua, lui ne parla un'altra, e questo qua, questo grande sognatore, dice: ma sarebbe bello avere una lingua comune per tutti quanti. E crea l'esperanto. Se ti addentri poi dopo con le regole dell'esperanto, ti innamori di questa lingua. Uno, perché, giusto per dirti, mica ci sono i termini negativi. Tutto quello che puoi dire in esperanto è qualcosa di bello, perché non esiste il brutto. Semmai davanti all'aggettivo tu ci metti mal, che significa, allora puoi essere bello o non bello, non esiste brutto. E questo già è il positivo di tutto questo. Per tornare a noi, avevamo, nel leggere i libri quindi vedo che lui è un esperantista, teneva i corsi di esperanto, a uno di questi corsi conosce la moglie. Ed eccolo, il dialogo iniziale è fra lui e la moglie. E lei lo riconosce in esperanto, gli dice, lui dice: chi vi estas? Chi sei tu? Io sono Pino. E allora il titolo della canzone, Vi estas Pino, lì ci ha
Lui ha tentato di insegnarmelo, ma io non ho mai imparato. È stato veramente bello, perché abbiamo sentito la canzone sul CD, c'era lì, c'è la moglie, dunque le figlie, e ti posso dire che è stato un momento troppo forse emozionante. Bello, sì. Dopo alla fine ci siamo abbracciati, io non ho parole, la voglio solo abbracciare, e poi abbiamo riso con questa cosa dell'esperanto, ricordando che a lei non si ne poteva fregare di meno. Oddio. Comunque un momento, ecco, bellissimo. La canzone è bellissima, e anche questo momento, ecco, che avete passato insieme è davvero bello, bello, bello. Quindi, ecco, complimenti davvero, perché fotografi appunto queste situazioni in un modo, come li posso dire, diverso, genuino, e quindi davvero, davvero complimenti per la musica, ecco, che fai. E quindi io, sì, dimmi. Vi accetto, ma cioè, mi fa piacere, ripeto, quando sento belle parole come le tue, però tutto quello che ci ho messo io è, che ne so, c'hai un'antenna, la alzi e capti un segnale, tutto qua, non penso niente di tutto questo, ma appartiene, sono tutte cose che mi vengono trasmesse, le percepisco, quindi mi faccio solo portatore di sane melodie. E questo è la definizione dell'artista vero, ecco, dell'artista vero, quindi quindi ecco. Scusa, l'artista vero. La risata è perché quando ci dicono all'altro mio socio, siete gli artisti, no, noi siamo gli artristi, siamo artristi, l'artrista, quindi sono artristo, non sono artista. Vabbè, comunque, ecco, la tua definizione è comunque artista, perché ecco, artista vero, libero tra l'altro con delle idee, quindi senza, come dicevamo prima, paletti, palettini, quello lo devi fare così, quello tu fai la tua musica, vai avanti così e va benissimo così. Quindi guarda, penso che più libero di te è difficile, quindi sì, perché non ho mai voluto l'iscrizione alla SIAE, non ho mai depositato niente, tutta la musica è completamente libera, si scarica liberamente. Quando faccio le serate, chi mi chiama non paga la SIAE, perché sono tutti pezzi non tutelati, vabbè. E più, non ho scadenze, non ho contratti con nessuna casa discografica e editore, ho solo che se qualcuno mi dice questo non lo puoi fare, a me. Ma quando? Ma guarda, io, ecco, se sposo benissimo la tua, ecco, filosofia, perché come sai, quei due o tre pezzettini che ho fatto anche io, anche i miei non sono scritti insieme nulla, quindi gratuitamente si scaricano. Poi parliamo anche di questo discorso di scaricare tutti i tuoi album gratuitamente, quindi è una cosa proprio tra virgolette in questo mondo adesso stranissima, perché le canzoni o le paghi o i store, tutte queste cose qua, però ne parliamo tra un pochino. Adesso volevo far sentire l'ultimo momento, ecco, che abbiamo preparato, che si chiama Vecchio Pirata. Allora, okay, la mandi in onda e ci sentiamo tra un pochino. Vecchio pirata, quanti mari avrai solcato, quante navi avrai saltato, non lo sai. Vecchio pirata, una vita all'avventura, e il tuo nome fa paura ai marinai. Non nascondi il piacere di essere temuto, e quel ghigno sul tuo viso, un accenno di sorriso, di tutte le tue conquiste, si è ormai perso il conto,
non c'è un affronto, non si è ricordato. Vecchio pirata, dove posi il tuo sguardo? Stai inseguendo un ricordo, sì lo so. Vecchio pirata, fai issare la bandiera, non tenerla prigioniera mai più. Nessuno deve avere quel che te viene a mancare, ma se ti volti di scatto si la puoi notare, come un'ombra che scompare, tutto quello che hai voluto, quello che dai sempre temuto, qualcuno che ti dica ti voglio bene. Vecchio pirata, hai tutto il tempo che ti occorre, ma tu scappi e ti rincorre, dove andrai? Vecchio pirata, c'è una cosa che ti manca e ogni notte si fa bianca, come mai? Eccoci qua, allora 18:49, sempre con Silvano Staffolani, e abbiamo sentito un altro passaggio, Vecchio pirata. Passa il tempo, non riusciamo neanche a dire niente, già siamo quasi in chiusura, è impossibile. Abbiamo cominciato adesso praticamente, io starei ecco anche un altro paio d'ore, perché Francesco poi comincia a mandarmi messaggi, basta. Francesco, dobbiamo ancora stappare la birra, dacci un attimo di tempo. Vabbè, ma poi ne faremo altre interviste, altre situazioni, analizzeremo anche altri album, quindi più avanti ci sarà anche modo, no? Poi ti seguiremo nei tuoi live, quindi ci sarà anche modo per continuare la chiacchierata. E questo mi fa piacere. Abbiamo sentito adesso Vecchio pirata. Vecchio pirata. Questo, penso che anche qui vedi, se non la racconti un pochettino, come fa uno a capire? Ma di cosa sta parlando questo qua? Solo, dal testo è difficile, in realtà è uno dei pezzi nuovi che forse non so se sarà usato o meno per lo spettacolo nuovo che faremo alla Lega del Filo d'Oro. Io faccio parte di una compagnia teatrale che si chiama, guarda caso, Il Cantiere di Sogni. Eccolo. Questo è il nome proprio della compagnia teatrale all'interno della... Conosci Lega del Filo d'Oro? Mi hai sentito... Guarda, l'ho sentita, però anche qui non ho mai focalizzato e analizzato bene che si tratta, però l'ho sentita, sì, l'ho sentita. All'interno ci sono ragazzi pluriminorati sensoriali, uh-huh. Ossia cioè, sono non vedenti, chi non riesce a sentire, chi ha del... ognuno ha qualche problema evidente, molto evidente e non così leggero. Quindi all'interno noi facciamo teatro. Sulla prima canzone, quella che era la sigla del Cantiere dei Sogni, ci sono elencati tutti gli spettacoli che abbiamo fatto. Racconta proprio di quello che abbiamo fatto, raccontando, dicendo e citando le nostre cose, la tempesta, Shakespeare e quant'altro, i personaggi che si interpretavano, e di come sia importante questo sogno, perché senza di quello non vai da nessuna parte. Prima devi essere capace di sognare, poi puoi realizzare, ma se prima non lo sogni non farai mai niente. Mm-hmm. Vecchio pirata è il prossimo, è Peter Pan, una rilettura. Noi non facciamo mai un copione già preso, esistente, no? Adattiamo tutto a quello che possiamo e che vorremmo fare. Quindi anche Peter Pan sarà riadattato, ci saranno un diverso rispetto al libro originale, e questo qui è proprio Capitan Uncino che diventa umano. Qual è il problema di Capitan Uncino? Che nessuno gli ha mai detto ti voglio bene così come sei, non se l'ha fatto mai dire, è un bonaccione, non è così spietato come vuole far apparire, è un vecchio pirata, e quando capirà, torniamo a quello che dicevamo prima, di essere solo un essere
dire ti voglio bene, qualcuno che lo dica a lui. Solo quello non ha trovato. Infatti, ecco, perché nelle storie, ecco, nelle fiabe, anche in altre canzoni, no? Il pirata è sempre descritto in un modo, no? Da cattivo, ecco. Invece tu sei riuscito a capovolgere tutta questa situazione, quindi... Ma sai, quando prendiamo questi testi, noi l'abbiamo fatto per Orfeo e Euridice, l'abbiamo fatto per Shakespeare, sono pure temi abbastanza impegnativi. Sulla Tempesta, il primo spettacolo, c'era un problema di SIAE. Noi negli spettacoli mettiamo sempre la musica. Lì salta fuori che siccome dovevamo essere uno spettacolo a livello europeo, eccetera, era impossibile usare musica registrata. E questo comportava pure che la nostra attrice che canta, la cantante strepitosa, non avrebbe cantato. E allora è da lì è iniziato proprio il mio scrivere per il teatro. E tu come non canta? Allora non facciamo lo spettacolo. Certo. Datemi sto libro, fatemi tradurre Shakespeare e lo faccio io. Quello sta su un altro album, i pezzi di Shakespeare stanno. Che, tra l'altro, c'è un Calibano sulla Tempesta. Calibano è un personaggio notevole. All'interno dei reading che facciamo adesso c'è Calibano, scritta per il nostro teatro, perché se tu prendi una storia poi la adatti a tutte le situazioni, e quindi quei pezzi continuano a girare. La SIAE voleva metterci paletti per non andare avanti, è stata quella che invece ci ha fatto crescere ancora di più nel non utilizzarla. Certo, è quello che dicevamo prima, quindi alla fine c'è spunto di crescita anche in queste situazioni qua, quindi va benissimo così. Senti Silvano, io starei anche fino a domani mattina, però credo che Francesco tra un po' comincerà a mandare i messaggini, basta, 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 basta. Senti, però, ecco, prima di salutarci, volevo un attimino, ecco, capire, sempre discorso diciamo prima, le tue scelte appunto nel scaricare la musica gratuitamente, perché noi possiamo scaricare tutti, e dico tutti gli 8 album gratuitamente. Dove? Sì. Diccelo, dici tu? Guarda, c'è il mio blog, è www.cartolinedautore.blogspot.com, quindi cartolinedautore.blogspot.com. sulla destra, cioè, ci sono le date che andrò a fare gli spettacoli che ci sono adesso tra breve, e un po' più in basso una casellina c'è scritto dove scaricare i miei album gratuitamente. Si clicca lì e si vede l'elenco degli album. Veramente c'è scritto: se ti sono piaciuti sarò io a dirti grazie se fai una donazione alla Lega del Filo d'Oro. Certo, certo, certo. Io spero che, ecco, i nostri ascoltatori vadano lì sul tuo blog e scaricano la musica, e perché no, una piccola donazione è sempre una buona cosa per tutto quello, ecco, che stai facendo per tanti ragazzi e tante persone. Quindi invito tutti, ecco, ad andare a vedere anche il tuo blog e scaricare la tua musica. Lì sulle varie pagine racconto, è una specie di diario, perché tutte le canzoni, queste qua, sono un po' commentate, raccontate, quello che andiamo facendo in giro e quello che appunto vediamo, le persone che incontriamo. Per me è importante, senza poter raccontare queste cose, serve. Avrei fatto musica classica solo strumentale. Va bene. Senti, allora Silvano, noi purtroppo abbiamo quasi finito. Io ti aspetto di nuovo qua con noi per un'altra chiacchierata, per i tuoi progetti futuri, live, per nuovi singoli, ecco, noi ti aspettiamo sempre. E io ti ringrazio per essere stato qua con noi, e ripeto, sei un grande artista, un artista vero e un uomo, ecco, parliamo anche non dell'artista, della persona, ecco, sei una bella persona per quel poco che ti ho potuto, ecco, conoscere.
Quindi un saluto, e noi ci salutiamo rimettendo il cantiere dei sogni. Risentiamo questo brano. Quindi un saluto Silvano e un in bocca al lupo per tutto quello che avrà il tuo futuro. Ah, e viva il lupo. Io volevo solo fare un grossissimo appello a tutti quelli che ascoltano, sì. Frequentate la musica, frequentate l'arte, qualsiasi essa sia, certo. Riappropriatevene perché ci appartiene. Quindi lasciate perdere le registrazioni, sia questo, quell'altro, la base. Prendete uno strumento, se non avete, non sapete suonare uno strumento, avete la voce. Se non avete la voce, avete le mani, battetele, fate quello che volete, tenete un ritmo, iniziate a creare. È solo questo che conta e che ci potrà salvare. Io, Silvano, a queste ultime due belle parole ti ringrazio e ci sentiamo presto. In bocca al lupo per tutto. Ciao, ciao Silvano. Ciao Luigi, grazie a te. Sogna il gatto sopra il tetto, sogna il bimbo dentro il letto, sogna chi è cuor contento. Sogna l'architetto, sogna il gatto sopra il tetto, sogna il bimbo dentro il letto, sogna chi è cuor contento. Dei marinai, oggi tra clown e giocolieri, sto in un circo, non penso più a ieri, ma se capita mi cambio il trucco, e in un attimo sono qualcun altro, se ci credi basta un istante, e sarai chiunque tu vorrai. Sono un truffatore, cavaliere che va a liberare la regina chiusa nella torre. Tutti noi in fondo siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Ci vedi e ci puoi sentire insieme a recitare. L'architetto sogna il gatto sopra il tetto, sogna il bimbo dentro al letto, sogna chi è cuor contento e lo fa con piacere, non lo fa per dovere, senti quanto rumore, siamo dentro un cantiere. Sogna l'architetto, sogna il gatto sopra il tetto, sogna il bimbo dentro al letto, sogna chi è cuor contento e lo fa con piacere, non lo fa per dovere, senti quanto rumore, siamo dentro. Allora, rieccoci qui in studio, abbiamo riascoltato il cantiere di sogni di Silvano Saffolani, che è stato qui con noi, e noi il tempo è quasi finito, forse credo che sia finito, che sono le 19:02, abbiamo sforato di qualche minuto, speriamo che il nostro direttore Francesco sia buono, anzi un giorno di questi, una di queste puntate, cercheremo anche Francesco ad averlo in diretta qui con noi, quindi Francesco, una delle prossime puntate ti voglio in diretta qui per fare due chiacchiere con te. Allora, io saluto tutti quanti e saluto i nostri ascoltatori in chat, tutti i web ascoltatori che hanno ascoltato questo programma. Saluto tutti e vi do le ultime informazioni. Vi do il numero WhatsApp che è il 334-54-29411. Con questo numero potete interagire con noi anche se volete delle info su Silvano,
se non riuscite a trovare il blog, tutto quanto, ci scrivete un messaggio e vi diciamo tutto noi dove poterlo andare ad ascoltare. Vi ricordo che all'interno del sito della radio c'è un forum, ci sono dei moduli dove per gli artisti emergenti si compila questo modulo, si manda la propria musica e poi il tutto sarà valutato dal nostro direttore artistico Piera Pistilli, che saluto. So che è stato molto impegnato ultimamente, ha fatto la presentazione di un suo ultimo libro, che ne parleremo in altre trasmissioni, quindi la saluto e un in bocca al lupo per il suo libro. Ne approfitto anche per salutare il nostro direttore Luciano Zampini, oltre al direttore Francesco Ligari, che come detto prima o poi avremo qua in trasmissione qua insieme a noi. Quindi che dire, 19.04, la trasmissione è finita, io saluto tutti quanti voi che è stato all'ascolto. Sto facendo un canale YouTube dove metteremo settimanalmente ogni puntata, in modo da poter con un click ascoltare la puntata che il sabato trasmettiamo. Vi daremo informazioni anche sul sito per come ascoltare le puntate di Suoni Emergenti. Quindi un abbraccio a tutti voi, noi ci sentiamo sabato prossimo alle 18 con un altro grande artista. Vi saluto con un mio pezzo, Non ti fermare, perché bisogna sempre andare avanti e se si cade ci si rialza e si continua ad andare avanti. Un abbraccio a tutti voi da Luigi Russo.
perché il momento di reagire e piangere non servirà mai. Non ti fermare perché se tieni duro in questo mondo qualche cosa otterrai. Non ti fermare ora no, se l'occhio a testa alta questa guerra la vincerai. Non ti fermare lo sai, soltanto se ci credi